A grandissima richiesta, ecco a voi la seconda guida sui boss principali di The Binding of Isaac. Analizzerò le loro battaglie e cercherò di renderle digeribili anche per i giocatori meno esperti. Ma senza perdere altro tempo, partiamo subito! Dopo aver affrontato il lungo percorso nei piani alternativi, arriverete finalmente alla battaglia contro Mother, che considero la seconda più difficile di tutto il gioco dopo Delirium. La boss fight si divide in due fasi. La prima possiede 2222 HP e un livello di armatura di 90. A differenza di Mega Satana, le mani e la testa di Mother condividono la barra della vita, quindi potrete attaccarla in qualsiasi punto per danneggiarla. I suoi attacchi sono molto variegati. Una delle sue mani può lanciare un grande coltello, che quando colpisce la parete inferiore rilascia delle linee di proiettili in ogni direzione. Oppure può anche colpire con forza il pavimento, rilasciando altri proiettili e numerosi piccoli vermi. Può poi lanciare una serie di lacrime che attraversano orizzontalmente lo schermo e che hanno un effetto homing contro il personaggio, che bisogna essere particolarmente agili a schivare. E può perfino sputare una palla simile al boss Fistula e scaraventarla contro il povero Isaac. Questa palla rimbalzerà contro il muro inferiore e guadagnerà man mano velocità, finché Mother non la farà esplodere in pezzi più piccoli, che si divideranno ulteriormente quando si scontrano con una parete, spawnando altri vermi nemici. Questo attacco può essere respinto se si è in possesso della Spirit Sword, oppure se si gioca con The Forgotten o con Tainted Samson. Il suo ultimo attacco in questa fase è lo spawn di un'orda di 34 Dead Isaacs, che compaiono dal muro inferiore e camminano verso Mother, che risulterà momentaneamente invulnerabile. Ogni nemico che non viene ucciso e riesce a raggiungerla verrà afferrato e scagliato contro il personaggio. Una volta prosciugati tutti gli HP della prima fase, Mother sparerà un grande laser verde al centro della stanza, sfondando la parete inferiore ed espandendola e dando inizio alla seconda fase della battaglia. Quest'ultima possiede lo stesso livello di armatura, ma solamente 2000 HP. Mother flutterà al centro della stanza e si muoverà lentamente verso il giocatore quando non sta attaccando. Ma a proposito di attacchi, questa fase può aspirare numerose lacrime e il giocatore verso di sé per poi sparare un'enorme palla che si dividerà in tanti piccoli proiettili quando colpisce un muro, che risulta facilmente schivabile se ci si posiziona al lato opposto rispetto al boss. Poi può girare su se stessa e sparare una serie di linee di lacrime curve in ogni direzione, oppure può saltare fuori dallo schermo e attraversare la stanza a grande velocità verticalmente per due volte, prima di tornare al centro della stanza con un tonfo che crea un'onda d'urto. Mentre il boss attraversa la stanza, potrete piazzare una bomba in mezzo al suo percorso per rallentarlo significativamente e poterle così infliggere molti più danni. Infine, Mother può sparare delle lacrime a reticolo orizzontale o verticale, anticipate da delle leggere linee bianche, che mostrano al giocatore dove stare per non essere colpito. Se rimarrete calmi e col sangue freddo, riuscirete a sconfiggere anche la seconda fase, che si scioglierà sul pavimento, lasciando spazio alla cesta che terminerà la run. Questo boss, come sicuramente vi accorgerete, non è dotato di una barra della salute, quindi l'unico modo per capire quanta vita gli è rimasta è usando l'oggetto del negozio Spider Mod, oppure la mod Enhanced Boss Bars se giocate da PC. La Chaos Card ucciderà solo una delle due fasi di Mother, quindi decidete voi a quale dare la priorità. Inoltre, anche se Mom e il Mom's Heart possono essere one-shottati dalla Bibbia, questa versione di Mamma invece purtroppo non subisce questo effetto. Infine, una cosa molto divertente che potete provare a fare è cancellare la prima fase di Mother con l'Eraser quando possiede 15 HP o meno, per evitare completamente lo spawn della seconda fase. Dopo aver percorso la lunga risalita per arrivare fino al piano Home ed aver dormito nel letto rosa, dovrete affrontare la vera e propria incarnazione del programma televisivo che ha fatto uscire di testa Mamma, ovvero Dogma. La sua boss fight è divisa in due fasi ed entrambe possiedono 1200 HP e 30 punti di armatura. Durante la prima fase, Dogma sarà attaccato alla televisione e sarà quest'ultima a dover essere colpita dal giocatore. Esso rilascerà costantemente una piccola scia di creep statico e sparerà vari pattern di lacrime. Alcune circondate da un'aura tossica, nella quale se il giocatore resta troppo a lungo subirà un danno, ed altre che viaggiano in ogni direzione cardinale e che possono rimanere per lungo tempo fluttuanti prima di cadere. Il boss potrà anche rilasciare alcuni piccoli raggi simili a scariche elettriche, che diventano dannosi solamente dopo qualche secondo. E un raggio laser che, simulando un effetto statico, si avvicinerà al giocatore alternativamente dalla sua destra o sinistra, a seconda del punto cardinale a cui si trova più vicino. Una volta distrutta la TV, inizierà la seconda fase, nella quale Dogma sarà completamente libero di muoversi. Anche i suoi attacchi sono completamente differenti. Prima di tutto, può sparare una grande volata di piume angeliche verso il personaggio, se quest'ultimo si trova alla sua destra o sinistra. Poi può generare una palla di luce, da cui fuoriescono 16 raggi angelici che diventano dannosi dopo essersi fermati, per un totale di 3 volte, prima che lanci la palla a terra, dalla quale usciranno altri 8 raggi un'ultima volta. Infine, il boss può trasformarsi in un Ophanim ed uscire dallo schermo, caricando dopo qualche secondo ad alta velocità
velocità nella direzione del giocatore, e rilasciando anche tre raffiche di piume angeliche che ricoprono tutta la stanza. Questa azione viene eseguita per 6 volte prima che torni nella sua forma originale. Dopo aver sconfitto anche la sua seconda fase, inizierà subito la cutscene che introduce il boss The Beast, e verrà donato al personaggio un oggetto passivo nascosto chiamato anch'esso Dogma. Questo fornisce la possibilità di volare, uno scudo singolo simile a Holy Mantle, più 2 di danno e una velocità di base minima di 1.1. Riempirà inoltre la vita del personaggio con cuori dell'anima fino a portarla a 6 cuori, nel caso il suo livello sia inferiore. Solamente in normal mode fornirà infine l'effetto del wafer, dimezzando così ogni danno ricevuto. Come per Mother, la Chaos Card ucciderà solamente una delle due fasi di Dogma. Per affrontare al meglio questa boss fight dovrete avere abbastanza velocità, in modo da poter schivare facilmente gli attacchi più insidiosi. Infine, oggetti come Sensor o Nightlight sono più nocivi che utili, siccome renderanno quasi impossibile schivare le piume angeliche, che saranno troppo vicine l'un l'altra. All'inizio della battaglia, The Beast se ne starà tranquillo sullo sfondo, intanto che il giocatore dovrà affrontare le versioni Ultra dei 4 principali cavalieri dell'Apocalisse, ovvero in ordine Famine, Pestilence, War e Death. Ultra Famine ha 2000 HP e 30 punti di armatura, e un po' come la sua controparte normale, si divide in due fasi. Nella prima può attraversare lo schermo ad altissima velocità, rilasciando diverse linee di proiettili per 5 volte consecutive, oppure può oscillare in alto e in basso, generando continuamente mosche nemiche. Arrivata ad un terzo della vita, il boss passa alla sua seconda fase e utilizzerà solamente un tipo di attacco, sparando ondate di proiettili a croci perpendicolari dal centro della stanza. Se si rimane lungo i bordi, le lacrime saranno facili da prevedere e schivare. Arriva poi Ultra Pestilence, che ha 1800 HP, 30 punti di armatura ed è nuovamente diviso in due fasi. Durante tutta la battaglia genererà continuamente moschine verdi e per la prima fase potrà attaccare con delle lacrime esplosive che rilasceranno una colonna velenosa a seconda di dove atterrano, oppure può sparare dal suo occhio un grande verme che sfreccia da una parte all'altra della stanza per un totale di 6 volte. Se avete un oggetto come Lost Contact potrete cancellare le lacrime del primo attacco e annullare così la nuvola di veleno che avrebbero creato, così come con Little Horn o Euthanasia potrete uccidere il verme prima che diventi pericoloso. Sotto il 40% di vita il boss passa alla sua seconda fase, generando una o più palle di mosche che inseguono il personaggio e sparando una pioggia di lacrime che cade dal soffitto della stanza. Passiamo poi ad Ultra War, che ha 2000 HP e 30 punti di armatura, ed è l'ultimo cavaliere ad essere diviso in due fasi. Nella prima può lanciare un'enorme bomba che dopo qualche secondo genera una grande esplosione, che si espande anche in una croce verticale e orizzontale e rilascia 12 piccole linee di proiettili rossi. Può inoltre trapassare la stanza nella sua parte inferiore per 3 volte, generando da 4 a 6 globuli di lava che vengono anticipati da opachi raggi di luce, permettendovi di poterli schivare. Nella sua seconda fase, il boss inseguirà costantemente il personaggio, per poi caricare verso il basso e rilasciare delle fiammate in un patto una croce, oppure potrà far esplodere una bomba che tiene tra le sue mani per rimbalzare velocemente sulle pareti della stanza, per poi cadere e riemergere dalla lava rilasciando altri globuli. Qualsiasi oggetto che dona immunità alle esplosioni sarà ovviamente molto utile. Quando riuscirete a sconfiggerlo, genererà un'ultima grande esplosione che potrà danneggiare il personaggio, quindi stategli ben lontano. L'ultimo cavaliere è Ultra Death, con 2000 HP e 30 punti di armatura. Lui presenta solamente una fase, che circola tra tre pattern di attacchi, sempre nello stesso ordine. Per prima cosa, genera un rettangolo di 11 falci intorno al personaggio, che dopo qualche secondo si muovono verso il centro una dopo l'altra. Questo attacco viene ripetuto per 3 volte, e le falci hanno 100 punti vita e possono essere distrutte. Poi il boss esce dallo schermo, per ricomparire dalla destra o dalla sinistra, generando ondate di teschi enormi che attraversano lentamente la stanza. Dopo un po', Ultra Death scompare e i teschi si fermano e svaniscono. Anche questi ultimi possono essere distrutti. Prima del suo ultimo attacco la stanza diventa scura e poi il boss compare vicino alla posizione del personaggio, cercando di colpirlo con la sua falce per un totale di 4 volte. La sua posizione prima di attaccare è anticipata dal luccichio del suo occhio rosso. Una volta sconfitto anche l'ultimo cavaliere, apparirà in tutta la sua ombrosità il boss finale The Beast. Lei possiede ben 10.000 HP, ma ha solamente un livello di armatura di 60, permettendo quindi al giocatore di infliggere anche più di 150 danni per ogni singolo colpo. Nonostante l'impressione che potrebbe farvi, la sua battaglia è abbastanza lineare ed è divisa in tre fasi. Si inizia con una fase di scrolling, nella quale The Beast insegue il personaggio, che contemporaneamente deve danneggiarla ed evitare le stalattiti e stalagmiti presenti, che sono comunque distruggibili. Alla fine della sua carica, inizia ad aspirare verso di sé 8 grandi anelli di fiamme, con un unico piccolo passaggio che dovrete sfruttare per non subire danni. Per poi sparare un enorme raggio brimstone, evitabile solo rimanendo nella parte alta dello schermo.
A questo punto, lo scrolling ricomincia dal lato opposto, e dopo essere arrivata a due terzi della sua vita, The Beast entra nella sua seconda fase, modificando i suoi attacchi. Sparerà infatti dalla sua bocca tre ondate di fuochi e sei linee di rapidi proiettili che passano attraverso i buchi lasciati dai fuochi, per poi generare quattro grandi anime che inseguono il personaggio e cercano di anticipare i suoi movimenti. Infine, il boss scompare nella lava, e genera un attacco simile a quello di Ultra War, ma molto più frenetico, pericoloso e duraturo, prima di riemergere dal lato opposto e ricominciare la sua carica. Per di più, durante la sua seconda fase gli ostacoli saranno molto più numerosi e alcune stalattiti possono cadere dal soffitto quando il personaggio ci passa sotto. Dopo aver portato The Beast sotto il 33% della sua vita, entrerà nella sua terza e ultima fase, cambiando un'ultima volta direzione di carica ed iniziando lentamente a sgretolarsi man mano che gli infliggerete gli ultimi danni. Una volta sconfitta, un raggio divino la colpirà dall'alto e la scena lascerà un posto alla cutscene finale. Ci sono diversi modi per rendere questa battaglia più semplice, utilizzando per esempio la pillola I'm Drowsy o la carta Arawak, o possedendo un gran numero di vite di scorta, siccome non ci sarà alcun modo di uscire dalla stanza della boss fight, quindi il respawn avverrà al suo interno. Si può perfino sfruttare l'effetto del Plan C quando compare The Beast, one-shottandola in un solo colpo. La Chaos Card però non funziona purtroppo contro di lei. Oggetti come Ipecac e Hemolacria sono sconsigliati, siccome con un range tanto alto rischiano di fare una parabola troppo lunga e di uscire dallo schermo senza colpire nessuno. Inoltre, la maggior parte dei famigli non volanti risultano inutili, siccome se ne staranno tranquilli a fare un bagnetto nella lava, non riuscendo ad infliggere danni significativi. Sfruttate a dovere i vostri oggetti attivi, siccome dopo ogni battaglia contro i Cavalieri dell'Apocalisse verranno ricaricati di due cariche. Un ultimo trucchetto che vi do è quello di sfruttare tutte le bombe che avete nell'inventario per danneggiare velocemente The Beast, rilasciandole durante la fase di scrolling oppure mentre cerca di aspirarvi verso di lei. Ovviamente più upgrade avrete per le bombe e più efficace sarà questa strategia. Grazie mille della visione, ci vediamo in un prossimo video.